Benvenuti al diario di Papa Francesco. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una suora morta martire 12 anni fa a Mogadiscio, in Somalia, suor Leonella Sgorbati. Lo faremo insieme a suor Renata Conti, missionaria della Consolata, postulatrice della causa di beatificazione. Benvenuta. Grazie. Suor Leonella sarà beatificata esattamente tra 2 mesi a Piacenza, il 26 maggio, e benvenuta anche a suor Simona Brambilla, che è superiora generale dell'Istituto Missionari della Consolata, l'ordine appunto cui ha fatto parte suor Leonella. Io credo che questa storia la si possa raccontare con l'aiuto di Papa Francesco, come al solito, ma in particolare ascoltando le parole che il Papa ha detto ieri nella celebrazione della Domenica delle Palme, perché la storia di una suora santa che muore martire per forza a punti di contatto con la passione di Gesù, ma anche con la gioia che Gesù portava alle persone che incontrava. Partiamo da qui. Gesù entra in città circondato dalla sua gente, circondato da canti e grida chiassosse. Possiamo immaginare che la voce del figlio perdonato, del lebbroso guarito o il belare della pecora smarrita che risuona forte in questo ingresso, tutti insieme. È il canto del pubblicano e dell'impuro, è il grido di quello che viveva al margine della città, è il grido di uomini e donne che lo hanno seguito perché hanno sperimentato la sua compassione davanti al loro dolore e alla loro miseria. È il canto e la gioia spontanea di tanti emarginati che, toccati da Gesù, possono gridare benedetto colui che viene nel nome del Signore. Come non acclamare colui che aveva restituito loro la dignità e la speranza? È la gioia di tanti peccatori perdonati che hanno ritrovato fiducia e speranza. E questi gridano, gioiscono, è la gioia. La gioia degli emarginati si chiama questo, abbiamo intitolato questo momento. Io credo di aver capito che suor Leonella fosse una persona gioiosa, una vera missionaria della Consolata, cioè una che aveva ricevuto una consolazione, una gioia, e riusciva a trasmetterla agli altri. Che faceva suor Leonella? Ecco, suor Leonella anzitutto, come ha detto lei, era una persona gioiosa, e nel suo servizio, che soprattutto si è svolto nelle scuole di formazione per ragazzi e ragazze, per infermieri, lei era una persona che infondeva la gioia di vivere ai ragazzi, e non solo, ma li preparava professionalmente perché potessero avere un futuro di speranza davanti. Praticamente lei ha lavorato per 30 anni in Kenya e poi dal 2000 al 2006 in Somalia, avendo come questo obiettivo preparare questi giovani perché guardassero al loro domani con speranza, con gioia. Tu l'hai conosciuta, hai studiato i suoi diari. Sì. Qual è la cosa che più ti ha colpito di suor Leonella? Allora, suor Leonella era, come abbiamo detto, una persona gioiosa, ma era anche una persona profondamente innamorata di Gesù. Lei ha vissuto il suo percorso di vita, diciamo, in un cammino progressivo di identificazione con Gesù, fino alla fine, fino al pronunciare le stesse parole che ha pronunciato Gesù sulla croce: perdono, perdono, perdono. Ecco, questo è quello che più ha vissuto suor Leonella, una identificazione progressiva, anche nei suoi altibassi, perché lei è stata una persona normale, normalissima nella sua vita. I santi oggi non sono nati già sugli altari, ma hanno camminato, non sono nati perfetti, sono persone che come noi hanno lottato, però ecco, hanno saputo dire il loro sì fino alla fine. Che traccia ha lasciato
tra le missionarie della Consolata, Suor Leonella? Una traccia molto profonda. Senza dubbio Leonella ci ha aiutato e ci aiuta a comprendere e ad intuire in modo più pieno e significativo il nostro carisma, il perché siamo missionarie della Consolata. E questo nella scia del perdono. Noi pensiamo anche a che cosa è avvenuto a questa donna al momento della morte. Lei riceve, Suor Leonella, 7 pallottole, le blocca nel suo corpo, interrompe proprio con la sua persona una catena di morte, riceve 7 pallottole e restituisce 3 parole: perdono, perdono, perdono. Noi stiamo iniziando, solo iniziando a rileggere questa esperienza di Leonella come qualcosa che ci riguarda tutte. La missione è questa, essere cristiani è questo, e saper interrompere il circolo della morte con l'amore. E ecco, come Leonella, ricevere il male ma restituire il bene, la benedizione e il perdono. Ho detto perdono, ma credo che ci sia stata anche un'altra frase subito prima di queste ultima parola, ultime 3 parole, però ce la raccontate tra un attimo, perché prima torniamo alle parole di Papa Francesco, sempre attorno alla passione di Gesù e alla strumentalizzazione, al trucco di chi vuol far apparire un santo come un malfattore. È successo a Gesù ed è successo anche a Suor Leonella. Sentiamo il Papa. Questa gioia ossanante risulta scomoda e diventa assurda e scandalosa per quelli che si considerano giusti e fedeli alla legge e ai precetti rituali. Gioia insopportabili per quanti hanno bloccato la sensibilità davanti al dolore, alla sofferenza e alla miseria. E così nasce il grido di colui a cui non trema la voce per urlare crocifiggelo. Non è un grido spontaneo, ma il grido montato, costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze false. Il grido che nasce dal fatto al relato, nasce dal relato. È la voce di chi manipola la realtà e crea una versione a proprio vantaggio e non ha problema a incastrare altri per cavarsela. Questo è il relato. Il grido di chi non ha scrupoli a cercare i mezzi per rafforzare se stesso e mettere a tacere le voci dissonanti. Il grido che nasce dal truccare la realtà e dipingerla in maniera tale che finisce per sfigurare il volto di Gesù e lo fa diventare un malfattore. Suor Leonella viene uccisa a colpi di pistola circa 12 anni fa, dicevi 7 colpi, perdono, 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 però dice anche un'altra cosa, dopo aver guardato in faccia quello che gli ha sparato. Sì, la prima frase che dice Leonella guardando a colui che l'aveva colpita, ma guardando soprattutto alla gente che rincorreva colui che aveva sparato con l'intenzione di prenderlo e punirlo, Leonella dice: non fategli del male, è solo un povero ragazzo. Ma secondo te perché ci sono quelli che trasformano i santi in malfattori? Perché una persona amata come era Suor Leonella in Somalia, ma prima era stata in Kenya e aveva sparso gioia, speranza, viene uccisa? Il mistero di Cristo è lo stesso e identico mistero. Quello che ha detto Papa Francesco è così significativo: la gioia fa male al male. Il male non sopporta la gioia, non sopporta il bene. C'è qualche cosa che percorre il mondo e che percorre l'universo e che è avverso
alla gioia e al bene. E questo qualcosa si rivolge contro chi, ecco, prova ad esprimerla, a lasciar passare attraverso di sé questa gioia e questo bene. È il mistero in cui siamo immersi. Credo che come è capitato a Cristo, così capita ai cristiani, ai suoi discepoli e in modo tutto speciale ai martiri. Tu prima hai detto che Suor Leonella non era perfetta, diciamo così, no? Aveva anche le sue debolezze. Me ne racconti qualcuna? Perché a sentire invece il racconto della morte vengono fuori quelle che tecnicamente si chiamano le virtù eroiche, cioè uno che dice lasciatelo stare, è solo un povero ragazzo, quello che ti ha appena sparato colpisce tantissimo. Restituiscici il volto semplice, quotidiano, questo bel sorriso che ogni tanto forse lo possiamo anche vedere, io vedo delle foto che ci sono. Sì, intanto, ecco, come dicevo, Suor Leonella era una persona molto gioiosa e aveva un rapporto bellissimo con i suoi alunni e con le persone con cui lavorava, né? Lo staff delle scuole, eccetera. Ecco, lei sì, non era perfetta, in quanto lei era una persona piuttosto robusta, no? Era una persona... Le piacevano a buona tavola, ecco, era una persona e godeva di questo, anche perché essendo del centro Italia loro hanno una tavola molto buona. E lei era piacentina, perciò è una tavola buona. E lei era una persona che gustava le cose belle. Per me uno di Piacenza è nordico, per te che sei di Milano uno di Piacenza è del centro Italia, ma questione di punti di vista. Ecco. Sì, ecco, e perciò Suor Leonella era una persona così capace di godere delle cose semplici, delle cose della vita, ecco, e godeva, era felice di questo. Senti, tu l'hai conosciuta da pochi anni di differenza, lei era poco più grande di te, quindi vi siete incrociate diverse volte, no? Sì. E tu però non pensavi di avere a che fare con una santa? Ecco, veramente no, perché Suor Leonella si è scoperta rileggendo... lei si è visto che era una persona veramente generosa, data agli ultimi, non si risparmiava, tanto che le dicevano che lei aveva un cuore extra large, grande, perché per lei non si teneva quasi niente, ma per gli altri tutto, anche per i ragazzi della scuola. Però, era una persona anche molto, molto... data agli altri, e la Leonella vera si è scoperta nei suoi diari. Lei aveva due diari che l'hanno accompagnata, si può dire, tutta la sua vita, dalla prima professione fino a qualche giorno prima della morte. In questi che avviene a Mogadiscio nel settembre del 2006. È stata uccisa nel 17 settembre 2006, ma lei ha scritto il diario fino al 12 settembre 2006, anzi l'ultima frase è interrotta. Ecco, e qual è l'ultima frase? È l'ultima frase, lei dice: Signore, se vuoi sono disposta a... ed è rimasto così. E poi mi sa che ha risposto con la vita, a donare tutto. Ci fermiamo un attimo, una piccola pausa, poi torneremo a sentire il Papa e a sentire la storia di Suor Leonella. Tra poco. Cristo è morto gridando il suo amore per ognuno di noi. Con oggi ci sono due missionarie della Consolata, Suor Simona e Suor Renata. Stiamo parlando di una loro consorella che presto sarà beata, Suor Leonella Sgorbati. Lo stiamo facendo a partire dalle parole che il Papa ha detto ieri in Piazza San Pietro durante la celebrazione della Domenica delle Palme. Ripartiamo da qui. E così, alla fine... si fa tacere la festa del popolo, si demolisce la speranza, si uccidono i sogni, si sopprime la gioia, così alla fine si blinda il cuore,
si raffredda la carità. È il grido del «salva te stesso» che vuole addormentare la solidarietà, spegnere gli ideali, rendere insensibile lo sguardo. Il grido che vuole cancellare la compassione, quel patire con la compassione, che è la debolezza di Dio. Di fronte a tutte queste voci urlate, il miglior antidoto è guardare la croce di Cristo e lasciarci interpellare dal suo ultimo grido. Cristo è morto gridando il suo amore per ognuno di noi, per giovani e anziani, santi e peccatori, amore per quelli del suo tempo e per quelli del nostro tempo. Sulla sua croce siamo stati salvati affinché nessuno spenga la gioia del Vangelo, perché nessuno, nella situazione in cui si trova, resti lontano dallo sguardo misericordioso del Padre. Che cosa resta acceso dentro di te, di Suor Leonella? Bene, una grande l'esperienza di una grande santa, posso dire con verità. Dopo aver percorso tutti questi anni studiando i suoi documenti, i suoi scritti, percepisco che Suor Leonella è una sorella che ci può dire molto, non solo a noi come suore missionarie della Consolata, ma può dire molto alla nostra società, che misura sempre quello che può dare. Invece lei ha dato tutto e l'ha dato con gioia. Ecco, io penso che Suor Leonella ci dice oggi che il cristiano è la persona che sa dare tutto, fino a dare la vita, ma con gioia, perdonando, dicendo che è possibile credere nell'amore e nell'amore di questo Cristo che è morto per noi. Mi resta questo. E questa qua pure secondo te la cifra, il regalo, l'indicazione in qualche modo che ci lascia Suor Leonella, questa donarsi senza misura in un tempo, come diceva prima Suor Renata, dove ciascuno fa un po' i conti, le convenienze. Sì, direi che questo è il messaggio principale di Leonella. Del resto il martire è colui o colei che rende così presente oggi l'esperienza del Cristo. E l'esperienza del Cristo è questa, di una donazione totale fino alla fine, senza risparmiarsi nulla, e di una donazione con gioia fino alle estreme conseguenze. E che cosa c'aveva del carisma preciso delle missionarie della Consolata, Suor Leonella? Quando arriva una novizia, le parli di Suor Leonella? C'hai appunto una testimonianza viva, da un esempio? Sicuramente. Suor Leonella è un modello attualissimo per le giovani che si accostano alla nostra congregazione, proprio perché incarna, direi, in modo così visibile, evidente, straordinario il nostro carisma. Anzitutto è una missionaria che testimonia con la vita prima che con le parole. Ricordiamo che lei ha vissuto ed è morta in Somalia. In Somalia non è possibile l'annuncio verbale del Cristo. È possibile però l'annuncio con la vita, la testimonianza di una carità vissuta fino alla fine. Quindi questo, che è un punto centrale per noi, è evidentissimo in Leonella. Leonella vive e muore tra i non cristiani, e questo è un altro punto carismatico nostro. Noi siamo state fondate ed esistiamo per vivere in dialogo con i non cristiani, con chi ha una esperienza altra di Dio. Ecco, Leonella che vive, si consuma e muore in questo modo, testimoniando con la vita più che con le parole, in un paese, in mezzo a un popolo non cristiano, per noi è un esempio luminosissimo di come vivere il carisma. Voi siete le suore delle frontiere, vi ha detto Papa Francesco. Sì, ti ha detto Papa Francesco quando l'hai incontrato, no?
Me lo ha detto due volte in due occasioni diverse in cui ho avuto la grazia di incontrarlo. Mi ha guardato e mi ha detto: non dimenticatevi, voi missionari della Consolata siete le missionarie delle frontiere, e non ce lo dimentichiamo. 26 maggio, giorno della beatificazione a Piacenza, che cosa rappresenta per te questa celebrazione ormai imminente? Bene, una tappa bellissima di tutto questo percorso che l'Istituto ha fatto accompagnandomi in questo servizio, che è il servizio della postulazione, che ha gestito un po' tutta l'inchiesta diocesana fino al riconoscimento del martirio da parte di Papa Francesco. Ecco, perciò rappresenta una tappa bellissima, ma non è l'ultima, perché poi c'è la tappa della canonizzazione. È una delle tappe, e speriamo che venga presto anche la seconda, che è quella della canonizzazione. Allora, buon cammino e buona festa, perché grazie, poi è una festa. Grazie davvero a Suor Simona e Suor Renata. Adesso invece andiamo in diretta da Lourdes per il Rosario, noi ci rivediamo domani alle 17:30. Con generosità e fiducia come Maria, diciamo oggi ciascuno di noi questo sì personale a Dio.